In questo video andremo a vedere come si prepara una tela con bianco di Spagna o gesso di Meudon e colla di coniglio. Abbiamo bisogno di colla di coniglio. Questa che vedete è già stata sciolta e conservata in frigorifero. Sciogliamo la colla a bagnomaria, costituita in proporzione da 30 g su un litro d'acqua, facendo attenzione a non portarla in ebollizione. Bianco di Spagna, un carbonato di calcio molto fine. Lo preferiamo per le tele rispetto al più famoso gesso di Bologna, in quanto più elastico. Mettiamo il gesso sulla colla ancora calda a saturazione, cioè fino a quando la colla non assorbe più il gesso. La consistenza deve essere liquida. Per le tele non bisogna esagerare con la densità, perché si rischiano screpolature. Utilizziamo una tela in lino grezzo già apprettata. Per capire cos'è e come si esegue l'apprettatura di una tela, troverete un link in descrizione per guardare il video realizzato da noi sull'argomento. Stendiamo il composto molto caldo. Noi, in questo caso, diamo solamente una mano abbondante di gesso e colla, ma potete gestire il numero di strati in base alle preferenze. Dopo circa 7-8 ore avremo questo risultato. A questo punto dobbiamo carteggiare prima con una carta vetrata più grossolana e poi rifinire con una molto fine, in questo modo. Otteniamo una superficie perfetta per una tempera all'uovo o una tempera grassa. Per la pittura ad olio potrebbe risultare un po' troppo assorbente. In questo caso consigliamo di passare una mano di olio di lino oppure un'altra mano di sola colla di coniglio. Per ulteriori dettagli e accorgimenti visitate il nostro blog. Trovate il link in descrizione. Alla prossima!